Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi, come da titolo, terzo capitolo di questa piccola rubrica nella quale vi parlo un po' dei fotografi più famosi. Oggi tocca ragazzi a Steve McCurry e quindi io direi di partire. Pronti? Via! Steve McCurry nasce a Filadelfia nel 1950 e studia all'università dopo aver lavorato per mantenersi come cuoco nelle cucine di mezza Europa. E nel 1974 si laurea così in cinematografia e teatro all'Università della Pennsylvania e inizia fin da subito a lavorare come fotografo di un quotidiano di Filadelfia. E dopo 4 anni decide di mettersi in proprio, di lavorare come freelance. E realizza così reportage dall'India al Nepal fino all'Afghanistan. E ben presto inizia a lavorare per l'agenzia Magnum, come abbiamo imparato nei capitoli precedenti, una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo. La svolta della sua carriera avviene però nel 1979, quando incontra alcuni profughi afghani nel nord-ovest del Pakistan che lo informano che nel loro paese sta per scoppiare una guerra. E dopo aver trascorso alcune settimane con i ribelli Mujahideen, rischiando la vita in più occasioni, McCurry riesce a ritornare in Pakistan con tutti i rullini scattati cuciti all'interno dei suoi vestiti. E quando la sua fotografia dei combattenti Mujahideen che controllano il passaggio dei convogli russi viene pubblicata sul New York Times, McCurry diventa famoso in tutto il mondo. E dopo aver seguito la guerra in Afghanistan, viene premiato con la prestigiosa medaglia d'oro Robert Capa per il miglior reportage fotografico realizzato all'estero con straordinario coraggio e spirito di iniziativa. Le sue immagini a colori che combinano al meglio l'arte del reportage, della fotografia di viaggio e dell'indagine sociale sono state pubblicate in numerose pubblicazioni in tutto il mondo, ma il nome di McCurry rimane legato soprattutto a National Geographic, di cui ha realizzato forse la copertina più famosa di tutti i tempi. McCurry infatti è conosciuto praticamente da tutti per la sua fotografia della ragazza afghana, Sharbat Gula, ragazza afghana fotografata in un campo di rifugiati in Pakistan. E la foto è stata scelta come copertina del numero di giugno 1985 della rivista National Geographic Magazine, diventando in breve un'icona. Tra l'altro, dopo 10 anni torna a cercare questa ragazza. Un'esperienza molto intensa per McCurry, sia dal punto di vista fotografico, ma soprattutto dal punto di vista umano. McCurry ha scattato foto in tutto il mondo, soprattutto in paesi dilaniati dai conflitti, cercando di capire ogni volta come la gente potesse sopravvivere a tanta devastazione, a tanto dolore. Alla fine finisce con fotografare soprattutto i volti di questa gente. Come dice lui stesso, cerco il momento in cui si affaccia l'anima più genuina, in cui l'esperienza si imprime sul volto di una persona. E c'è una sorta di paradosso nella fotografia di Steve McCurry. E sì, perché le sue fotografie risaltano soprattutto per la vivacità dei colori, sembrano fotografie che imprimono soggetti sereni, felici, ma raccontano in realtà storie di povertà e disperazione. E appunto fotografia a colori perché McCurry è un grande amante dei colori, preferisce fotografare a colori perché questi fanno parte della realtà. Lui è stato uno dei primi fotografi a raccontare l'India e l'Asia attraverso la fotografia a colori. Prima di lui questi luoghi erano stati documentati praticamente solo in bianco e nero. E se pensiamo anche solo che all'India, ragazzi, solo il colore può rendere giustizia alla spettacolarità dell'India. Ritiene McCurry che ogni foto parta da un'intuizione, un'ispirazione, supportate da metodo, ma anche da un po' di fortuna. Il reporter deve imparare a conoscere prima i soggetti delle sue foto, respirare la cultura del luogo che vuole fotografare, deve fermarsi e assaggiare prima di premere il pulsante della macchina fotografica. Già il solo viaggiare e approfondire la conoscenza di culture diverse mi procura gioia e mi dà una carica inesauribile. Gran parte delle sue immagini poi sono frutto di una scrupolosa ricerca. Così è riuscito a scattare la famosa foto in cui ritrae dei pescatori dello Sri Lanka, in equilibrio su canne di bambù. Prima ho studiato i luoghi e le tecniche di pesca, poi ho trovato il posto giusto e un punto di vista convincente, e prima di scattare ci sono tornato 3 volte, nel tardo pomeriggio, al mattino presto e dopo il tramonto. Alla fine ho scelto la luce delle 7 del mattino con il cielo completamente coperto. Secondo McCurry, per fare il fotografo bisogna immergersi completamente nella realtà che si vuole rappresentare. Così racconta la sua esperienza durante i monsoni in India, durante i quali realizza un reportage che gli darà fama mondiale.
Quell'anno ho capito che per farcela dovevo entrare nell'acqua lurida, coperta di melma, piena di rifiuti e animali morti. Per compiere il mio progetto dovevo accettare tutti i rischi, anche quello di ammalarmi e morire. McCarrie oggi vive a New York e ha documentato anche con le sue fotografie i tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001. E pensate che era tornato solamente il giorno prima dal Tibet, dove si era recato su incarico naturalmente di National Geographic. Tra l'altro su McCarrie avevo visto tanto tempo fa, quando ancora mi stavo avvicinando alla fotografia, un bellissimo documentario nel quale utilizzava l'ultima pellicola, l'ultimo rullino della Kodak. Non mi ricordo più in che paese si era recato, vabbè, probabilmente si trova anche qui su YouTube. E ragazzi, quindi cosa mi lascia Steve McCarrie? Sicuramente la voglia di viaggiare, di immergermi in posti e culture diverse. Del resto l'anno scorso, durante il mio viaggio in Perù, c'è stato un momento in cui mi sono sentito, per così dire, un po' McCarrie. Ero nella piazza centrale di Cusco e c'era questa bellissima esibizione di tantissimi bambini peruviani che indossavano i tipici tradizionali abiti appunto del Perù, e mi ricordo ero sdraiato per terra in questa piazza a fotografare questi bambini, questi ragazzi dal basso, e tutti loro che mi chiamavano per essere fotografati. È stato un momento stupendo, veramente me lo porterò per sempre nel cuore. Per cui ragazzi, questa era una brevissima panoramica sulla vita di Steve McCarrie, spero che sia stato interessante. Io come sempre ragazzi vi ringrazio delle iscrizioni, delle visualizzazioni, tutti i commenti che mi lasciate. Vi do appuntamento ai prossimi video, mi raccomando. Ciao a tutti!